ragazzi, io sono Ghiaccio e oggi si ripete con me come Star Force 2 Zerkrix Ninja. Allora, in realtà pensavo di non riuscire a fare questo episodio, cioè questo episodio per questa settimana, perché vedete è domenica, in questo episodio lo monto stasera, faccio la miniatura stasera, faccio tutto stasera su questo episodio. Pensavo che non sarei riuscito a far uscire questo episodio per lunedì per il semplice fatto che avevo una montagna di robe da studiare. E volevo dare la precedenza al video della nuova pagina. Tra parentesi, se non siete ancora passati per la pagina di YouTube, d'ora in poi il link sarà sempre in descrizione. Comunque, mando le ciance, ciancio le bande. Nell'ultimo episodio abbiamo sconfitto l'ultimo boss IF. Almeno, scusate, non l'ultimo boss IF, ma l'ultimo guardiano del sigillo. Quindi, in teoria, sempre in teoria, dovremmo aver sbloccato. E tra parentesi, siamo 97 carte di 150. Non male, ne mancano ancora 53, ma sono spero nel fatto che trovi o dei mercanti o cose di questo tipo. Home kill 1 mi sa che ce l'ho già. Ok, forse avrei dovuto salvare perché ho un esercito davanti a me, effettivamente. Meglio risalvare. E quindi sì, c'è un esercito, probabilmente. Sono il generale Auriga! Sono il capo dei cavalieri supremi. Fatti da parte, vecchio, siamo di fretta. Allora tu sei Mega Man, hai sconfitto tutti i sette guerrieri, davvero notevole. Ma ora non hai più speranze di vittoria, perché io non verrò battuto finché il potente Apollo Flame non tornerà in vita. Arriva, preparati a combattere. Battaglia d'onde, in azione! Salve lei, Gen Auriga, che serve per generale Auriga. Non me lo ricordavo così fatto bene, giuro. Me lo ricordavo molto peggio. Allora, gli invisibili sono come la manna qui. Per questo semplice motivo. Ok, devo trovare un modo per affettarlo male. Se no va a finire male. Guardate. Guardatelo! E questa è la sua versione facile, eh? Va a una velocità incredibile. Ecco, ho sbagliato. Boom boom boom. È una macchina. Devo trovare un modo per eliminarli tutti. Tower Fire decisamente fa buon viso a cattivo gioco. Vuole. Come lo tiro giù? Che battaglia orribile che sto facendo. Ah! Ok. L'invisibile a questo punto ci sta perché devo passare nello schermo customizzato. Perché ha così tanti lettori per cento? Tutti li danni. No! Fatta la barriera! Infame tastiera che ti devo cambiare perché non vai in una città. E potevi darmi quel dannatissimo contrattacco tra parentesi, però va bene. Ce la stiamo facendo un po' insofferenti, però va bene. Beh, Valanga direi che praticamente chiudiamo i giochi solo con questo. Oh mio Dio, la lag che ha usato dal caricamento dell'icona del PC. E mi è rimasto un tipo... muori, sì o no? Ok, battaglia... Bah, non mi è piaciuta. Ah, questa volta hai meritato la vittoria. Ma ti aspettano molte altre prove. Potente Apollo Flame, ti attenderò dall'altra parte. Perché ti attenderò dall'altra parte? Sei morto. Intendi dire da... Frase enigma, cioè intendi dire che tu resusciti in pratica e mi attendi nel mio mondo. Forza ragazzo, non abbiamo molto tempo, lo so. Prima di proseguire vorrei esaminare la porta qua dietro. Sigillo del prode cavaliere è stato spezzato, molto interessante. Mega Man esamina un mistero. Mega Man tiene una carta da battaglia, guarda, una carta da battaglia in un'onda. Ok, quindi siamo a 98. Comunque, proseguiamo. Siamo in una zona nuova, la Transdimensione 2. E vai col boss.
Chiesto chi è, scusa? Chi sei? Sono Megan. Cosa vuoi da me? Non possiamo stare qui a giocare all'area, ragazzo. Vattene subito. Non sono un ragazzo. Sono Kung Fu Kid IF. Allora non sono Fit IF. Il potente Apollo Flea mi ha detto di eliminare chiunque passi di qui. Ragazzo, questa onda M è davvero potente. Credo sia Apollo Flame. E si sta avvicinando. Ha! Mi stai ascoltando? Tu non puoi battermi, Mega Man. Sbaglio, ha fatto beh. Oddio, sogghigna. Premessa, io non so chi è. A 3000 punti. Da porca miseria. È una capra volante. La tecnica della capra volante mi manca. È una tecnica mai sconosciuta. Bam, bam, bam. Ma hai capito perché ti dovessi ritrasformare per fare l'attacco del... No, posso selezionare su. Ok, si mangia, si è mangiato un pannello. Porca la miseria. Qualcuno mi dice come si fa fuori una capra che si mangia i pannelli. Non si può, diciamo. Ah! Non fa lampeggiare. Chi lo sapeva? Fa sempre bene essere pestati da una capra. Ah, è schivato. Ma non le so ste cose. L'ho pure schivato. Vabbè. Sinistra, sinistra, sinistra. Non c'è, c'è. Come? Come gli tolgo quel pannello? Guardate voi, tra parentesi, la mano. Già, manco Gianni Mora. Raga, si è bugato. No, che si è ripreso. Ok, io lezzo. Potrei tentare la tribù, ma mi fa tipo troppo male. Mamma mia, il buco di culo che ho avuto in questo istante, non potete neanche immaginare. È ritornato piccino! Però è veloce come uno schifo! L'ho pure schifo. E quindi ritorna piccino dopo un po'. È peccato che non l'avessi mai sperimentato. Madonna! Quel mito, e c'è questo ragazzo unicile, quando si dice un ragazzo vivace. Au. E mina ancora forte. No. No, 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 ti prego. Una carta che mi faccia vincere. Ecco. Oddio! Oddio! No! 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 Ma pensavi, non è vero, non è vero, non è vero, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
non ci credo, non è dannatamente possibile. No, così non lo paralizzo, ci ha messo in male. Guarda che mi apre il culo adesso. È rimasto piccolo? Davvero si può fare questa cosa? Io non la sapevo. Vi giuro che io non la sapevo. Cioè, si può interrompere il processo di evoluzione di qualcosa, no? Quanto sembra. Questo è interessante, è qua, molto interessante. No, non ho interrotto il processo. Cosa, qualunque cosa che non siano le carte per il mondo adesso. Ma perché io sempre mi paro? C'è un momento in cui pararsi uno no, contro questo nemico non mi devo parare, devo schivare. Perché da prendersi non ha senso però. Ok, ti ho mangiato l'ultimo blocco. Uccidio. Che si è impallato una volta. Perché si impalla? Ma è morto. Sì. Dopo 28 minuti. Solo il prescelto può passare. Ma non importa. Il potere la Polvo Fame si sveglierà presto. Quello è il lato. Presto ragazzo, impediamo ad Apollo Flame di risvegliarsi. Andiamo. Ok. Siamo a 30 minuti, speriamo che il prossimo boss sia clemente nei miei confronti. Chi sarà mai? Hollow. Tu sei Mega Man. Sei un folle a venire fin qui. Sì, taglia corto pagliaccio. Percepisco un grande potere in te. Che sia il Manfu. Perché lo possedo? Sei pericoloso, devo eliminarti. Ragazzo, lo so, si sta avvicinando una potente onda M. Sconfiggendo quel tipo, finalmente arriveremo a Apollo Flame. Impossibile, tu non passerai. Arriva! Hollow IF 2008, meno di Kung Fu Kid, ma comunque letale quanto. Ecco, già per questo. Però aiuto fuori. Per due volte ti ho sfidato. Almeno aspetta, fatemi proteggere. No, ok, non serve. Scusi, eh. Intanto che si riprende ancora un attimo. Oh, gli dimezziamo le cose. Potrei fare la doppia tribù e diventare super efficace a lui. Sì. Magari ci faccio un altro controattacco. Preferivo burrasca, eh? Andava molto più bene. Ok, ma adesso non mi porta a gettare. Se non sbaglio non mi colpisce, fa finta. Come ti sbaglio? Potevi darmi la lama, potevi, ma non l'hai fatto. Sì! E mi sa che la chiudiamo. Vediamo. Bam bam. Bam 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 bam. Non basta. Ci ho sperato. Lasciatemi almeno quella, la speranza. A 5 non ci credo. Potevo fare un perfect. Niente ragazzi,
ero 747 perché mi ero lasciato toccare dal veleno, ma in realtà ero perfetto, cioè non mi aveva mai toccato. Mamma mia, 18 ore per Kung Fu Kid e poi questo. Ah, il potere del Manfo è troppo grande, levati di torno, ormai è troppo tardi, il potente Apollo Flame si sta svegliando. Qui si mette male, ragazzo. Ho fatto il mio dovere. Addio. E in inglese sarà stato tipo Far West. Che non è Far West. Ci siamo. Mega. Lo so, tranquillo. Arriveremo in tempo. Ok. Quindi possiamo passare? No, non possiamo passare. Ragazzi, prossimo episodio andiamo a recuperare le carte che ci mancano. Anzi, che ne dite se lo facciamo in live, magari, che ne so, tipo sabato prossimo, visto che abbiamo anche carnevale, giorni di questo tipo. Io la butto lì, ragazzi. Consigliatemi un giorno, magari anche in cui preferireste vedere una live di Mega Man. Ah, cioè, allora, prima faccio una prova io. Se vedo che può funzionare, perché col mio computer qua, questo qua è quello vecchio, ragazzi. Però se vedo che può funzionare, ve lo comunico in settimana. Voi intanto ditemi se il giorno vi può andare bene. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video di Mega Man. O magari nella live di sabato. O di un giorno che potrebbe andare bene. Quindi, bella ragazzi!